Un passo avanti verso la salvezza. Pareggio prezioso per Nocerino e Palmese nello scontro diretto del calo Vetila di Nocera Superiore. Molossi privi del trequartista della Femmina acciaccato. D'Ambrosio gioca alle spalle dell'unica punta Santoriello. Modulo a due punte per la Palmese di Mister Soviero. Accanto a Viscusi c'è Malafronte. Auto per squalifica Viviani. Ritmo lento in avvio ed emozioni con il contagocce. Ci prova D'Ambrosio con una bella azione personale, ma la sua conclusione è ribattuta dalla difesa ospite. Perde pezzi la Palmese. Dopo un quarto d'ora va fuori Malafronte, toccato duro da Iommazzo. Al suo posto entra Nappi. A metà frazione, un po' a sorpresa, passa la Nocerina. Arena va via sulla destra e mette al centro per la corrente D'Ambrosio, che interviene di testa e supera Sorrentino. Sulle ali dell'entusiasmo, la formazione di casa insiste e cerca il raddoppio. Galdi calcia un piazzato per D'Ambrosio, che si inserisce bene, ma spara a lato. La risposta degli ospiti arriva alla mezz'ora. Angolo di Rogoluso, testa di Marano e sfera di poco alta sulla traversa. Ma è sempre l'11 di Criscuolo a menare le danze. Nel finale di tempo, Santoriello si avventa su un pallone vagante e prova a calciare verso la porta. Sorrentino è battuto, ma Corrado salva su da linea. La Palmese prova a salire di tono in avvio di ripresa. Soviero manda dentro Leo per Corrado, per alzare il baricentro della squadra. Al decimo la formazione ospite trova il pari. Nappi appoggia per la corrente Logoluso, conclusione affilata e sfera alle spalle di D'Antuono. La gara, già brutta, scade ulteriormente di tono. Criscuolo intuisce il clima e decide di dare spazio a due giovanissimi, Nocerino e Genco. Ed è proprio uno dei nuovi entrati, Nocerino, che alla mezz'ora regala l'ultimo sussulto del match. Il classe 98 finisce a terra in aria e chiede il penalty, ma il signor Ragone fa cenno di proseguire. Non ci sono altri spunti di cronaca. La melina finale lascia intendere come il pari accontenti entrambe le squadre, anche perché dagli altri campi arrivano buone notizie. La sconfitta del Massa-Lubrense, infatti, tiene i playout a distanza di sicurezza. Ai rossoneri basterà un solo punto nelle prossime due gare per avere la certezza matematica di evitare gli spareggi di retrocessione. Una partita con